Il Programma Regionale di Sviluppo Rurale, che chiamiamo normalmente PSR, è uno strumento di aiuto cofinanziato con un fondo comunitario dallo Stato e dalla Regione, che prevede numerose possibilità di intervento in ambito agricolo, forestale e in generale del mondo rurale. Prevede una trentina di misure di intervento e di queste almeno 5 sono specifiche per il settore forestale. Nel periodo di programmazione che si sta concludendo, 2007-2013, ha erogato aiuti per 290 milioni di euro di fondi pubblici che hanno mosso investimenti per 450 milioni di euro circa. E di questi almeno il 10% sono andati al settore forestale. L'esperienza di questo periodo è stata positiva e partirà adesso il nuovo periodo di programmazione 2014-2020, nel quale ci sarà anche un maggior numero di possibilità e una maggiore disponibilità di risorse per continuare a investire nel settore forestale. Allora, siamo in provincia di Spezia, Alta Val di Vara, azienda agricola Giandriale, facciamo anche agriturismo. Noi abbiamo attivato alcune misure per migliorare la potenzialità e l'ambiente di questa azienda. La prima misura che abbiamo attivato è la 227 per l'avviamento fustaia. Abbiamo fatto un lavoro di diradamento e di selezionamento delle piante più di pregio. Chiaramente siamo stati affiancati da degli agronomi. Poi abbiamo anche attivato la misura 311, che è quella dell'agriturismo, però soprattutto nella parte quella dedicata alla fattoria didattica, al percorso natura, perché abbiamo fatto un percorso natura e un parco avventura. Il tutto per essere più visibili da parte delle scuole, delle famiglie con i bambini, perché noi è questa l'attività che ci piace attivare di più. Sono Wilson Pesce, artigiano del legno, faccio parte del consorzio forestale Valle Stura e Orba. Con la misura 312 abbiamo fatto varie lavorazioni, abbiamo comprato delle macchine nuove e abbiamo sistemato la segheria, mi è stata nuova. Facciamo la prima lavorazione del legno della Valle Stura, il legno della zona. Sono Pesce Roberto, titolare dell'azienda agricola omonima. Ci troviamo nella faggeta del Melogno. Abbiamo usufruito della misura forestale 122 per diradare il faggio e rendere un alto fusto migliore. Come potete vedere, abbiamo fatto un intervento poco invasivo, escludendo le piante che non avevano speranza di vita e favorendo l'alto fusto dei migliori faggi. Sono Paolo Cresta, il direttore del Parco dell'Aveto, un parco di montagna a forte vocazione forestale. Grazie ai fondi della misura 227 del Piano di Sviluppo Rurale siamo riusciti a realizzare un vero e proprio museo del bosco per valorizzare le nostre foreste. Il museo del bosco ha due settori, uno interno a un'ex casermetta forestale dove è spiegato anche con tecnologie avanzate la storia di queste foreste, e una parte esterna che si divide invece in illustrare gli aspetti naturalistici e quelli legati soprattutto all'attività tradizionale.
Sono Tonello Sandra della Tecnogreen SRL di Cairo Montenotte. Abbiamo la gestione come azienda del bosco, dei boschi pubblici del comune di Cairo Montenotte e in questo luogo, il convento di Cairo, abbiamo attivato la misura 227 del PSR Regione Liguria e abbiamo fatto dei diradamenti nei 14 ettari di bosco, abbiamo attivato 4 percorsi turistico-didattici, in collaborazione con le scuole abbiamo fatto le bacheche con i testi e 2 recinzioni dove verrà sempre a scopo didattico, verranno ricoverati in una gli animali, nell'altra invece serve proprio a preservare il bosco dall'entrata di animali e si vedrà a distanza di anni la crescita più o meno rallentata della vegetazione. Allora, qua siamo sul torrente Berlino, in comune di Rossiglione, il consorzio forestale Valisture Orba, che raccoglie 123 soci, ha organizzato una misura 226 per la sistemazione della vegetazione riparia del torrente Berlino, con il diradamento selettivo e il rilascio delle vegetazioni azonali caratterizzate dal lontano nero. Buongiorno, mi chiamo Ravera Angelo, sono iscritto al consorzio Valestura e Urbe. Ho assistito ai lavori che hanno fatto, mi sembra che abbiano lavorato bene perché era un po' pericoloso, adesso insomma è un po' più in sicurezza. Se non si fa niente qui poi si ostruisce l'acqua e succedono i disastri come sono successi del 77 e del 70 e insomma sono lavori importanti questi. Sono Scarrone Emilio delle segherie Scarrone di Carcare e Cosseria. Abbiamo realizzato con la misura 123 questo capannone con relativi macchinari per la prima lavorazione del legno. Sono Giorgio Raggi, il presidente della cooperativa Alta Val d'Aveto. Abbiamo un contratto di gestione con i boschi frazionali di Alpe Piana di circa 250 ettari. In questi boschi abbiamo realizzato 4 progetti che sono già attuati, altri 2 che sono in fase di inizio. Abbiamo realizzato l'avviamento ad alto fusto, un'area attrezzata a livello turistico e abbiamo realizzato anche una tettoia altisismica per la lavorazione del legno per costituire le macchine. È realizzata con legname in Douglasia che abbiamo tagliato qua nella foresta di Alpe Piana, abbiamo portato e lavorato nella segheria del parco, abbiamo riportato qua e realizzato questa struttura. Fogliarini Franco, presidente cooperativa Agroflor. Siamo qua nel comune di Seborga, dove la cooperativa Agroflor ha ottenuto un finanziamento sulle misure forestali, in particolare la 122 del piano di sviluppo rurale, che prevede interventi selvicolturali sulla fronda della macchia mediterranea per il recupero della fronda e la creazione di piste forestali. La cooperativa di Seborga ha in gestione dal comune 174 ettari di proprietà comunale di boschi e un'altra misura finanziata dal PSR è la 227 che prevede il diradamento del pino marittimo e la revisione del piano di assestamento forestale.
Un'altra misura con lavori già eseguiti è la 226 del piano sviluppo rurale, che prevede il ripristino di piste forestali con la creazione di fascia tagliafuoco per la prevenzione degli incendi.